c'è amarezza, eravate un passo dalla finale, specie dopo la gara all'andata. Il risultato, diciamo, ce l'avete messa tutta, sin dai primi minuti, poi guardi il risultato e sembra che abbia giocato loro rete, invece avete spinto fino alla fine, vi è mancato il gol e cos'altro? Sì, abbiamo avuto secondo me un buon approccio alla partita, abbiamo fatto un buon inizio di gara, anche con siamo entrati due volte nell'area avversaria in maniera abbastanza pericolosa, poi abbiamo preso questo euro gol del loro attaccante che abbiamo un po' faticato a reagire, poi siamo ripresi e siamo andati secondo me bene sino agli ultimi 10 minuti del primo tempo. Secondo tempo la partita l'abbiamo fatta solo noi, praticamente abbiamo giocato quasi sempre nella loro metà campo, poi c'è stata questa ingenuità all'83esimo, diciamo che lì la partita si è chiusa, poi alla fine abbiamo preso anche il terzo gol, sicuramente il risultato non rispecchia quello che si è visto in campo. Le hai tentate tutte, hai anche cambiato modulo nella ripresa, avete fatto due gol ma non ve ne hanno annullato per fuori gioco. Sì, abbiamo solitamente noi giochiamo più col 4-4-2, oggi ho voluto giocare in maniera differente, secondo me per certi versi siamo anche andati benino, abbiamo mancato in altre cose, la mezzala non sempre riuscivamo, soprattutto a finire il primo tempo ad accompagnare la squadra, quindi ho preferito ritornare al modulo vecchio inserendo il nuovo gioco Mossanna. Abbiamo fatto anche due gol, come hai detto tu, potevamo spareggiare diverse volte, ma purtroppo è andata così. Ti stai recuperando qualche elemento oggi, rivedere anche comunque Giacomo Sanna, che un po' vi è mancato, vi dà brillantezza, dribbling, ha tentato la via del gol fino alla fine. Sì, no, Giacomo Sanna è rientrato fuori dopo un mese, poi è rientrato la settimana scorsa, purtroppo non siamo anche a livello atletico nella nostra maggior forma, loro, ripeto, l'ultimo mese molti dei nostri che hanno giocato dall'inizio hanno saltato più di un allenamento per problemi fisici, quindi un po' abbiamo faticato, ma ripeto, sin dall'82esimo la squadra ha fatto tutto quello che doveva fare, poi prendi il 2-0 così, era stata un'ammazzata, la partita praticamente si è chiusa lì. Sembra una disdetta questa Coppa Italia per Carboni. Sì, i ragazzi ci tenevo anche io, perché loro hanno perso la finale rigori l'anno scorso, l'hanno persa 2 anni fa, Carboni l'ha persa anche 9 anni fa, dove tra l'altro c'ero anche io in eccellenza col portatore, sempre a rigori, sì, quindi diciamo che ci tenevamo, ma niente, facciamo i complimenti alla Rolese, gli facciamo un grosso in bocca al lupo per la finale, sicuramente non hanno rubato niente. C'è delusione, però siete al terzo posto, playoff in tasca, una stagione che potrebbe regalarvi anche la grande gioia, perché comunque dai playoff si può andare in eccellenza. Sì, adesso mancano queste 3 partite che dovremo onorare, dove dovremo sempre stare sul pezzo per arrivare fra un mese e mezzo a questo benedetto spareggio, cercando di arrivare nella migliore forma possibile. Poi partita secca, ce la giocheremo fuori casa. Partita secca, l'episodio, come si è visto oggi, spesso ti cambia da un attimo la partita, quindi cercheremo di arrivare pronti. Senti, sul campionato si poteva arrivare più vicini a questa coppia di testa, che poi l'ultima giornata ci sarà questo scontro diretto, magari potevate anche approfittare di quella gara. Siete stati lì, poi mancava quel passetto per agganciarsi. Sì, abbiamo perso punti importanti nella giornata di andata tra l'ottava e la dodicesima, e anche ultimamente abbiamo perso dei punti facili. Ci abbiamo messo tanto del nostro, qualcosa non ha girato nel verso giusto, poi come ti ho detto siamo sia adesso che nel giro di andata siamo rimasti nello stesso periodo con 4 o 5 ragazzi fuori, noi abbiamo tanti giovani bravi, però poi alla fine un po' la loro assenza si è fatta sentire. Infatti i giovani sono sempre l'arma in più del Carbonia, giocate con una punta del 2001, un inedito, no? Eppure comunque Agostinelli è un bel giocatore. Sì, Nicolò è andato bene, ce l'abbiamo trattato da gennaio, anche lui ha avuto problemi, ma abbiamo fatto giocare credo 19 fuori quota, uno del 2002, 8 del 2001, diversi del 2000, quindi tutti i ragazzi che in questi anni, tra l'altro avevo il settore giovanile, c'è un bel gruppo, ci sono giocatori in tutte le zone del campo molto molto bravi, che però devono lavorare, devono crescere, devono migliorare, sicuramente se questo faranno ci sarà un buon futuro per il Carboni a calcio. Quindi vorresti regalare un momento d'eccellenza al Carboni, no? Io ho giocato 15 anni con questa maglia, ho più di 300 presenze, quindi ci tengo particolarmente, certo mi farebbe piacere per me, ma soprattutto per i tifosi, per i ragazzi.
Bisogna smaltire questa delusione e poi concentrarsi Sì, per i quelli. adesso domenica abbiamo la partita in casa che dobbiamo onorare, poi sono 2 settimane per iniziare a lavorare prima delle ultime 2 giornate per questa partita secca, che non sappiamo ancora dove sia, ma sicuramente nella zona di Sassari. Grazie Fabio, comunque Grazie complimenti perché avete dato tutto. Quando si esce dal campo spendendo ogni goccia di sudore, almeno si è tranquilli. Non è mancato il risultato e magari si spera che quel risultato ci sarà nei playoff. Sì, certo. Qualche volta in campionato abbiamo dato l'impressione di non, qualche partita di non prenderla con lo spirito giusto. Oggi, sotto il profilo della voglia, della lotta, cioè, ho poco da dire, ragazzi. Poi siamo dilettanti, si sbagliano i gol, si sbaglia dietro, si sbaglia a centrocampo, però sotto il profilo dell'impegno non ho nulla da rimproverare. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a te.